Buonasera a tutti, benvenuti al quinto incontro della Scuola di Etica e Politica Giacomo Olivi. Non sto a spiegare di nuovo di cosa si tratta, che cos'è questa rassegna, anche perché qui c'è sempre da parlare di Giacomo Olivi e io non mi sono preparato sulla figura di Giacomo Olivi, cioè si conosco, però non vi sto a... Perfetto, quindi... questa sera l'incontro della serata è l'argomento, voglio usare poche parole, parliamo di giustizia e di come funziona la giustizia in Italia. C'è chi parla di macchina giudiziaria, quindi è una metafora, dice, la giustizia non è una macchina, è come una macchina. Cioè, è oliata, è ben oliata, non so come funziona, va bene. Abbiamo chiamato Bruno Tinti, che è procuratore aggiunto a Torino, quindi è un magistrato, se non sbaglio. E da 40 anni fa il magistrato. Ovviamente lui forse preferirebbe parlare di motociclette. Visto che è appassionato di moto, magari perché ho letto la sua scheda sulla casa editrice, c'è scritto anche che ama andare in campeggio, quindi magari potremmo parlare di campeggi anche, e non della giustizia in Italia, che magari è sabato sera, un argomento pesante, diciamo, in realtà no. E adesso passerò subito il microfono, tra breve comunque. Sabine, oh, perfetto. E non rida lei. Quindi, tornando alla macchina, in realtà lei usa un'altra metafora che dice, questa, come fosse un'azienda la giustizia in Italia, cioè entrano dei camion, dei vagoni pieni di carta e cosa esce? Degli altri vagoni pieni di carta. Però in sostanza gira solo della carta. Vuole partire da qua? È un grande questo ragazzo. Da dove partiamo? Partiamo dal fatto che la vostra associazione ha un titolo tutto sbagliato. Con una parola un po' complicata potremmo dire che è un ossimoro, etica e politica insieme. Però io sono in grado di darvi la dimostrazione del fatto che è un ossimoro, che sono due cose che non possono stare vicine. Io sono tanto vecchio e faccio il magistrato da tanto tempo e da circa 25 anni faccio reati contro l'economia, che vuol dire che faccio falsi in bilancio, frodi fiscali, bancarotte, aggiotaggio, violazione della legge finanziaria, insomma tutta questa merce qui. Che non è proprio semplicissima, però non è nemmeno difficilissima, soprattutto perché ha un protocollo d'indagine, come dire, si fa sempre così. E come si fa così? Si seguono i soldi. Il segreto nei reati contro l'economia è andare a vedere dove stanno i soldi, dove sono stati mandati, chi li ha presi, chi li ha dati a chi, che cosa ne hanno fatto. E per seguire i soldi si va tanto in giro, perché in Italia i soldi non stanno mai. E quindi io ho girato tanto, è stato uno dei lati belli del mio lavoro. E girando tanto ho conosciuto tanti colleghi stranieri, perché è chiaro che un giudice italiano non può andare a Londra e dire voglio sentire Pinco Pallino, non ha giurisdizione a Londra. Quindi ti devi rivolgere a un collega, a Londra poi i colleghi, il sistema giudiziario inglese è combinato in un modo che io mi chiedo come facciano a funzionare, insomma. Comunque, vai nel paese straniero e chiedi al collega di lavorare per te, di sequestrare i documenti, di interrogare i testimoni. Tu vai insieme con lui, ti metti lì, chiedi a lui di fare le domande che ti servono, ascolti, intervieni, non puoi mai, come
dialogare direttamente, poi spesso si fa, ma insomma deve essere sempre presente il collega straniero. E allora poi si capisce che si diventa amici, ci lavori magari una settimana insieme, poi torni l'anno dopo perché fai un altro processo e guarda caso ti aiuta proprio quel collega con cui aveva fatto il processo prima. Siamo gente che fa lo stesso lavoro, insomma, come capita regolarmente, quando abbiamo finito di lavorare andiamo a cena. E a cena si imparano tante cose. Tutti cominciano a chiederti, ma è vero che voi siete così strani? Perché effettivamente Berlusconi non aveva mica torto quando diceva che i giudici italiani sono un'anomalia. Il nostro sistema è unico. In nessun paese, sto parlando in linea molto generale, poi magari piccole cose possono non essere proprio così come le racconto, ma devo semplificare. In nessun paese il giudice è un pubblico funzionario, uno che sta a stipendio, che vince un concorso. Vi ricordate quando Berlusconi e i suoi amici dicevano questi hanno vinto un concorso e adesso pretendono di giudicare gli eletti dal popolo? C'è poco da pretendere, la Costituzione prevede che i giudici diventino giudici perché vincono un concorso, poi quando cominciano a lavorare li pagano e si aspettano che questi facciano qualcosa, non è che si arrogano il diritto, è proprio il loro lavoro. In nessun paese il giudice è gestito nella sua carriera e quindi promozioni, trasferimenti, procedimenti disciplinari da un organo non politico, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura. In nessun paese, in buona sostanza, il giudice è autonomo e indipendente come il giudice italiano. Ora, anche su questa autonomia e indipendenza si fanno tanti equivoci, no? Ai giudici viene rinfacciata l'autonomia e l'indipendenza come se fosse un loro privilegio. Voi non dovete rispondere a nessuno, voi fate quello che vi pare, questo è il vostro privilegio. Ed è evidentemente una sciocchezza. L'autonomia e l'indipendenza sono dati al giudice a garanzia dei cittadini. Se qualcuno di voi ha una causa civile con il sindaco di Reggio Emilia, che gli ha costruito un muretto all'interno della sua proprietà, a voi non vi tranquillizza il fatto che il vostro giudice è uno che prende lo stipendio alla fine del mese che dia ragione o torto al sindaco di Reggio Emilia? A lui del sindaco non gliene frega niente, perché il giudice italiano vive senza timori né speranze. Perché senza timore? Perché nessuno può minacciarlo. Nessuno può dire dammi ragione o dai ragione al mio amico, se no ti faccio trasferire, se no non ti faccio promuovere. Non è lui che può fare qualcosa, è il Consiglio Superiore, che è un organo indipendente dalla politica. Nessun giudice può avere speranze, dammi ragione perché io ti aiuterò, ti farò promuovere, ti manderò in quell'ufficio prestigioso. Nessuno lo può fare, se non il Consiglio Superiore della Magistratura. Quando io racconto queste cose, i colleghi sbarrano gli occhi, i colleghi stranieri, perché da loro mica funziona così. In Svizzera, per esempio, i giudici sono eletti, nominati dal Parlamento, e addirittura i pubblici ministeri sono nominati dal governo per 4 anni. E dopo 4 anni debbono essere riconfermati. E i miei colleghi svizzeri, io ho lavorato tanto in Svizzera, me lo dicono perché siamo amici, perché siamo a cena, perché abbiamo parlato di motociclette e donne fino a 5 minuti prima. È certo che se io processo il presidente della banca tal dei tali che ha fatto riciclaggio, e sto presidente è un pezzo grosso del partito che mi ha nominato, e io qualche problema ce l'ho, perché qualcuno che mi telefona e mi spiega che è meglio lasciar perdere, lo trovo, e io fra un anno devo essere riconfermato, che cosa succederà di me se vado avanti? E quando viene l'avvocato difensore di quel presidente, st'avvocato è proprio il segretario del partito nella cui quota, perché ogni partito c'ha un po' di giudici, a seconda, anche lì c'è il manuale, no?
E sto avvocato fa un po' il gradasso, sa che con me può parlare in un modo un po', non dico prepotente, magari sempre educato, poi sono svizzeri. Se andiamo in Inghilterra, tutti i giudici superiori sono nominati dalla regina, cioè una nomina formale, su proposta del Lord Cancelliere, che non è manco un ministro della giustizia, perché poi lì la giustizia è gestita dal Lord Cancelliere, dal ministro degli interni, poi ci sono delle autorità indipendenti, con una delle quali io ho lavorato tanto, perché si chiama il Serious Fraud Office, l'ufficio delle frodi serie, e siccome io faccio il lavoro che faccio, finisco sempre da loro. Su proposta del Parlamento, i giudici di grado inferiore, su proposta del Lord Cancelliere o del Primo Ministro, i giudici di grado superiore, cioè sono di nomina politica. Aggiungete che in Inghilterra mica tutti i reati diventano processo, è la polizia che decide, questo reato lo porto davanti al procuratore della regina, il Crown Prosecutor Office, l'ufficio del persecutore in nome della regina, e quest'altri no, e il prosecutor è lui che decide, questo lo porto davanti alla corte e questo no, e quindi anche lì a cena qualcuno me lo dice, guarda che quando si fanno reati di un certo tipo, mica è detto che poi si facciano i processi, perché prima la polizia, e se non ci ha pensato la polizia, il Parlamento, l'uomo politico, quello che parla con l'Attorney General, che sarebbe il capo dei pubblici ministeri, il Vangelo te lo spiega, lascia perdere. In Francia il pubblico ministero dipende dal ministro della giustizia ed è il ministro che gli dice questo processo fallo, questo processo no. In Francia succedono delle cose buffissime, perché invece i giudici sono indipendenti, sono come quelli italiani. Allora ogni tanto succede che il pubblico ministero fa un processo senza rendersi conto che da lì, sgattando, salta fuori qualcosa. Va a finire questo processo davanti al giudice istruttore e lì scoppia la grana. Il famoso processo per lo scandalo degli affitti di Parigi, il sindaco Thibéry, che anche lui aveva fatto un po' di porcherie con gli immobili di pregio di Parigi, è scoppiato perché il giudice istruttore, a cui nessuno poteva dire piantala, ha cominciato ad indagare. Allora, che ha fatto il potere politico? Gli ha levato la polizia e lui ha indagato con i vigili urbani, fino a quando il sindaco gli ha bloccato anche i vigili urbani. In America, qui siamo espertissimi tutti, prescindendo dal lavoro che faccio io, perché non facciamo altro che vedere film, e sono molto accurati dal punto di vista procedurale, i magistrati e i pubblici ministeri sono eletti, sono presentati da un partito e vengono eletti, e devono essere rieletti, e quindi evidentemente devono fornire quelle risposte che i loro elettori si aspettano. Qui magari ci torniamo dopo, perché su questa faccenda del giudice eletto c'è tanto da dire, ma finiamo il discorso che ho appena cominciato. Allora, tutti questi colleghi mi dicono, da voi è bellissimo, la legalità è piena, il giudice è autonomo, indipendente, soprattutto indipendente dalla classe politica, tutti i processi che deve fare li fa in maniera, poi può sbagliare, ma questo non è un problema, in maniera assolutamente autonoma. Invece da noi, ragazzi, quando c'è di mezzo l'uomo importante, il processo non si fa, c'è poco da dire. Però da loro il sistema funziona e invece da noi fa schifo. Come mai? Ma è semplice come mai, se ci pensate. Dato per costante il tasso di illegalità proprio della classe dirigente del paese, chi fa politica commette reati. Etica e politica insieme non stanno. Nei paesi che vi ho citato, il problema viene risolto con un intervento diretto, certe volte addirittura legale, non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, il ministro ti dice questo processo non lo devi fare,
è previsto che dica così e tu non lo fai. Certe volte con la telefonata, col convincimento, metti il processo nel cassetto, lascia perdere. Ma per tutto il resto il sistema funziona. La gente viene presa, processata, messa in prigione, le sconta le pene. Pene, lo scandalo Enron, i falsi in bilancio americani, 25 anni di galera, 25 anni veri. Perché da noi invece, con queste premesse bellissime che fanno del sistema giudiziario italiano la cosa più bella, più intelligente, più organizzata, più razionale che c'è, funziona tutto malissimo? Perché la nostra classe dirigente ha dovuto trovare dei sistemi diversi per conseguire lo stesso risultato di impunità che all'estero viene conseguito, come ho spiegato prima. E questi sistemi sono tre, uno peggiore dell'altro, sono questi sistemi che hanno ridotto l'amministrazione della giustizia italiana allo stato in cui è ridotta. Il primo, ci costruiamo le leggi che fanno in modo che i nostri comportamenti non vengano considerati reato. Tutti noi pensiamo a Berlusconi, che si è fatto la legge sul falso in bilancio, tant'è che in effetti è stato recentemente prosciolto da un processo per falso in bilancio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Prima era reato, adesso lui si è fatto una legge che non lo prevede più come reato, quindi è stato assolto. Ma guardate che questo meccanismo è addirittura precedente, perché data dal tempo di Mani Pulite. Mani Pulite, come voi sapete, era incentrato su reati di corruzione, stecche. Vuoi l'appalto, dammi la tangente. Provare la corruzione è un lavoro complicato, perché devi provare che ci sono soldi che sono passati di mano e molte volte tu i soldi non li trovi. Sì, qualcuno ti dice, Tizio ha dato dei soldi a Caio, ma tu devi trovare il cosiddetto riscontro obiettivo. E se i soldi non li trovi, il riscontro obiettivo non c'è. Ma noi pubblici ministeri, noi magistrati, avevamo una via di riserva. Avevamo un reato che si chiamava interesse privato in atti d'ufficio. 323 del codice penale. Cioè, noi dicevamo, vabbè, i soldi non l'ho trovati, però tu hai dato una licenza edilizia a questo signore in violazione di tutte le leggi divine ed umane, in un contesto in cui non avresti potuto dargliela. C'è un solo motivo per cui gliel'hai data, è che l'hai voluto favorire. Quindi ti condanniamo per interesse privato in atti d'ufficio. Adesso non entro in una disquisizione tecnica un po' complessa, ma sta di fatto che nel 95, cioè in piena Mani Pulite, quando tutta la Prima Repubblica era finita in gattabuia, questi di interesse privato in atti d'ufficio l'hanno modificato, l'hanno fatto diventare abuso in atti d'ufficio, le pene sono diminuite, la struttura del reato è cambiata in modo tale che oggi non riesci a provarlo nemmeno se ti ammazzi. Condannare uno per abuso in atti d'ufficio è ormai impossibile. Quindi il primo, come dire, la prima grande trovata, costruiamoci una legge che ci consenta l'impunità per i reati che commettiamo, non è nemmeno di Berlusconi, è addirittura dei tempi della Prima Repubblica. Poi, per carità, Berlusconi l'ha portata a dei livelli tecnici mirabolanti, si è costruito un falso in bilancio, io lo descrivo sempre così, l'omicidio è un reato, certo che è un reato, però devi ammazzare uno che c'ha meno di 5 anni e più di 60, perché se no non è reato. Poi il morto doveva essere biondo con gli occhi azzurri e deve resuscitare per farti querela, perché se no non lo puoi processare. Allora tu puoi dire, ma come, dici che l'omicidio è stato depenalizzato? Non è vero, l'omicidio c'è ancora, sì c'è ancora, ma è costruito in un modo che di fatto, io adesso sto facendo i processi per il falso in bilancio delle società di calcio torinesi, una è già fallita, l'altra finirà fra poco, perché ci sono riuscito alla fine? Perché siccome dovevano far vedere taglio netto con il passato, i nuovi dirigenti hanno fatto querela. Però ricordatevi che in fondo
chi fa querela? Il socio che è stato beneficato dal falso in bilancio? Falso in bilancio si fa per guadagnare, per avere dei vantaggi. E allora che danno c'è? Perché il socio che è stato beneficato dal falso in bilancio dovrebbe far querela? Proprio una legge priva di senso. Ma lui ha fatto di meglio, perché comunque sia qualche rischio c'è. E poi comunque ci sono altri reati, c'è la corruzione, se la acchiappi, ci sono i reati finanziari, i reati fiscali, quelli ancora tengono. Allora è intervenuto sul fronte della prescrizione. Oggi noi abbiamo un termine di prescrizione talmente breve che i reati, i processi non arrivano mai alla fine. Tutti questi processi, diciamo i reati tipici della classe dirigente, si prescrivono in 7 anni e mezzo. Uno dice 7 anni e mezzo non sono mica pochi. In verità sono pochissimi, perché tanto per cominciare le indagini non cominciano mai subito. Quando c'è un omicidio, una rapina, uno corre, denuncia i carabinieri, parte l'indagine. Ma se oggi la Guardia di Finanza va a fare una verifica in una grande società, prende in esame gli anni 2004, 2005 e 2006. Non il 2007, perché per il 2007 la dichiarazione dei redditi deve ancora essere presentata e quindi loro la verifica per quell'anno non la fanno. Sarebbe inutile, perché poi questi presentano una dichiarazione corretta. Quindi, se scoprono un falso in bilancio commesso nel 2005, io lo saprò quando mi arriverà il rapporto agli inizi del 2009. Cioè di quei 7 anni e mezzo, io 3 me li sono già giocati. Me ne rimangono 4 e mezzo per fare le indagini, seguire i soldi, quindi magari farmi le rogatorie alle isole Cayman piuttosto che a Londra, piuttosto che nel Liechtenstein, dove non è che siano proprio contentissimi di darmi delle risposte, non è che io scrivo e 3 giorni dopo mi arriva la risposta. Da 6 mesi a un anno, io per fare teleconservi a una rogatoria a Londra che coinvolgeva degli uomini politici inglesi ci ho messo 4 anni. Mettiamo che in 2 anni finisco le indagini, me ne rimangono 2 e mezzo e io dovrei fare udienza preliminare, processo in tribunale, processo in corte d'appello, processo in Cassazione. Ma non arrivo nemmeno in tribunale, si è già prescritto tutto. Allora, il primo sistema è questo, costruiamoci delle leggi fatte apposta, perché quelli che una volta erano reati e che erano i nostri reati, quelli che ci servono a noi, oggi non lo siano più, e costruiamoci delle leggi fatte apposta in modo che anche se Dio ne guardi troviamo uno proprio testore che ci perseguita, comunque non ce la fa a farci condannare perché il reato si prescrive prima. Qual è il problema di questo meccanismo fatto, vi ricordo, nella stessa ottica degli ordinamenti giuridici stranieri, assicurare che la classe dirigente non abbia conseguenze per le illegalità che commette. Che a differenza di quello che succede in Svizzera o in Inghilterra, dove comunque per gli altri il sistema funziona, una volta che io ho costruito delle leggi che mi assicurano l'impunità, poi le leggi restano lì, valgono per tutti. Da quel momento in avanti nessun cittadino che commette uno di quei reati può essere processato, può essere condannato. Non è un caso che dal 2000 in avanti, nel 2000 è stata fatta la legge sul falso in bilancio di Berlusconi, io di processi per falso in bilancio non ne ho fatto manco uno, eliminati Torino e Juventus per i motivi che vi ho spiegato prima. Cioè una volta che tu hai inserito nell'ordinamento quel tipo di legislazione, poi ne beneficiano tutti. Fine del reato, ma non per la classe dirigente, per qualsiasi imprenditore, per qualsiasi commerciante, per qualsiasi cittadino, no, non c'è più quel reato. Primo sistema. Il secondo è ancora peggiore e però richiede... Sto parlando troppo a lungo? Non si può parlare per slogan come si fa in televisione di queste cose. Se tu... è per questo che l'informazione è così rara, perché tutti se la cavano con una battuta, ma con una battuta le cose non si capiscono. Il secondo sistema è
consiste nella delegittimazione del giudice. Qui devo fare un passo indietro. Vi ricordate Tortora, quello che presentava la televisione? Allora, noi tutti oggi diciamo che Tortora era innocente. Facciamo bene a dirlo, perché c'è una sentenza della Cassazione, cioè una sentenza del sistema giudiziario italiano presa nel rispetto delle regole, che dice che Tortora era innocente. Questo vuol dire che non spacciava cocaina? Certo che no. Noi non lo sappiamo se Tortora spacciava o non spacciava cocaina. In verità, in primo grado, dove è stato condannato, 11 persone dicevano che aveva spacciato cocaina, e anzi qualcuno l'aveva pure comprato da lui. Perché vi dico questo? Perché noi non abbiamo mai nessuna garanzia che la sentenza giudiziaria rispecchi il reale svolgimento dei fatti. Non lo sappiamo. Il giudice non è Dio. Il giudice fa quello che può, lavora sugli elementi che ha, su ciò che gli ha detto la polizia, su ciò che le regole processuali gli consentono di accertare, raggiunge certe conclusioni sulla base di quello che lui ritiene giusto. Non so, mia moglie fa il giudice civile, separazioni e divorzi, assegna i bambini, le coppie si separano, a chi va sto bambino? E lei, poveretta, fa un lavoro che io non farei manco morto. E fa quello che può, interroga, sente, chiama gli psichiatri, poi decide. Questo bambino va alla mamma, avrà fatto bene e chi lo sa? Però quella è la sentenza del giudice italiano. Per concludere con gli esempi, tutti noi oggi diciamo che Sofri è colpevole. 17 sentenze, l'ultima ha detto che è colpevole, è giusto, lui è colpevole. Che questo voglia dire che lui abbia concorso moralmente o no all'omicidio di Calabresi, non lo sapremo mai. 17 sentenze, più o meno divise in parti uguali tra colpevoli e innocenti, l'ultima ha detto che è colpevole, va bene, perché il sistema è questo, però noi non sapremo mai se lui è colpevole o innocente. Questo che cosa vuol dire? Che per stare insieme, per vivere tutti noi nel nostro paese, per la vita della collettività, la sentenza è lo strumento essenziale. Se non si rispetta l'atto giudiziario, se il cittadino non accetta la decisione del giudice, pretendendo ogni volta di dire è giusta, non è giusta, è la fine del vivere civile. Pensate quel papà a cui la mamma ha levato il bambino. Lui non accetta la sentenza del giudice, la mamma, il giudice ha levato il bambino. Lui non accetta la sentenza del giudice. Allora va a casa della moglie, ex moglie, con un paio di amici, la riempie di sberle e se le porta via. Allora la moglie chiama il padre, il genero, il suocero e quant'altro, va lì, arrivano i coltelli e se lo riporta via. Allora lui prende una pistola e l'ammazza. Cioè non rispettare la decisione del giudice apre la strada alla prevaricazione, alla prepotenza, alla legge del più forte. La sentenza in ogni paese, in ogni collettività, è lo strumento che i cittadini si sono dati per dirimere i loro conflitti. Non si può mai sapere se la sentenza è giusta, nel senso che si dà comunemente a questo termine, ma la sentenza è sempre giusta, perché è l'unico modo che abbiamo per stare insieme. Che hanno fatto i nostri politici? C'è un nostro collega che ha trovato una formula bellissima e l'ha scritta, noi ci abbiamo delle mail in lista, ha detto hanno sottratto alla sentenza il suo valore convenzionale. Cioè, che cosa è successo? La sentenza vale ormai per i nostri politici quanto l'autocertificazione di innocenza. Mastella, che cosa ha fatto? È andato in Parlamento e ha spiegato a gran voce che quel giudice non capiva niente, che l'atto giudiziario, lì non era una sentenza, era una misura cautelare nei confronti della moglie, eccetera, era ingiusta, era sbagliata, che quello non aveva capito niente e che lui la rifiutava,
quell'atto giudiziario per lui non aveva importanza, perché lui era innocente e il Parlamento l'ha applaudito tutto. Cioè la nostra classe dirigente ha spiegato a tutti i cittadini che l'atto giudiziario non va rispettato, che va combattuto, che quello che è un atto politico analogo all'atto politico dell'incolpato. E del resto, sapete quel fotografo che faceva le estorsioni, Corona, che ha fatto? Si è affacciato al suo balcone e ha spiegato a tutti che quel nostro collega non capiva assolutamente niente, che era una persecuzione e che lui era innocente. E sotto c'era un sacco di gente che applaudiva. Perché questa convinzione che la sentenza non è giusta sta prendendo piede. Quando all'indomani del caso Mastella la televisione di Stato è andata ad intervistare i Ceppaloniani, ne ha intervistati 7 o 8, tutti, tanto una brava persona, e guardate, due, per me è una cosa gravissima, che argomento hanno trovato? Hanno detto, ma è tanto bravo, quando uno sta male ti porta in ospedale e ti fa curare. E non si rendevano conto che stavano dicendo che se uno non era amico di Mastella, invece in ospedale non lo curavano. Allora, il non riconoscere, al di là delle proprie convinzioni personali, l'autorità dell'atto giudiziario è il primo gradino verso il caos. E questo è il secondo meccanismo che i nostri politici hanno trovato per sottrarsi al controllo di legalità. E poi ne hanno trovato un terzo che chiude il cerchio, che è veramente drammatico: la delegittimazione della legge, tout court. Berlusconi è andato in televisione a dire, ma si capisce che io avevo 65 società offshore e mica potevo pagare le tasse. Ha detto, non mi ricordo più se in televisione o sui giornali, che dopo aver pagato tasse pari, mi pare, al 35%, l'evasione è legittima. Cioè lui ha spiegato ai cittadini che una legge dello Stato può essere violata in base alla semplice convinzione personale che si tratta di una legge ingiusta. Quindi io, che guido molto bene e ho delle macchine molto veloci, a me che me ne frega della legge dello Stato che stabilisce che ci sono i limiti di velocità, io vado. E non si può fare. Nessuno di noi può avere il diritto di contestare la legge. Può naturalmente impegnarsi per cambiarla, per sostituirla, per operare con i meccanismi tipici di una collettività organizzata giuridicamente, civilmente, democraticamente. Ma non si può dire la legge è ingiusta e quindi io non la applico. Ed è esattamente quello che la nostra classe dirigente fa tutti i giorni. Come ci si può meravigliare se il sistema giustizia non funziona in un contesto come questo? Non può funzionare. Abbiamo un processo costruito per non fare processi. Una legge sostanziale costruita per fare in modo che il processo non possa che dire è prescritto. Una convinzione strisciante su tutti i cittadini che il prodotto finale della magistratura è ingiusto, è sbagliato, perché glielo ripetono tutti i giorni. 2 numeri fa Panorama è uscito con la copertina davanti con l'elenco di tutti i processi sbagliati, ingiusti, e sotto c'era scritto perché i PM non sanno più fare le indagini, che nascondeva l'idea, fanno solo le intercettazioni che a noi non ci piacciono per niente, ovviamente. Come può funzionare nel nostro paese la giustizia con queste premesse? Dove funziona? Funziona lì dove non importa niente a nessuno, anzi importa, come dire, alla parte più meno acculturata, meno sensibile della popolazione. Funziona perché se uno va in un supermercato insieme a 2 amici e si porta via 2 fette di formaggio levandogli
il contrassegno antitaccheggio, è un furto pluriaggravato perché sono tre e perché hanno fatto violenza sulle cose strappando la placchetta antitaccheggio, è punito fino a 10 anni di reclusione, c'è l'arresto obbligatorio in flagranza, quando uno viene arrestato lo processano subito, siccome viene processato subito l'appello viene fatto molto presto, senza i soldi va in Cassazione, viene condannato e resta in galera. Il furto di formaggio funziona benissimo al nostro sistema. Voi siete contenti di avere un sistema che funziona per punire i furti di formaggio? Secondo me no. Qui abbiamo Parmalat. Parmalat è il classico esempio di, non un autotreno, una carovana di autotreni come quelle del Far West, carico di carta che produrrà carta. Perché per bancarotta fraudolenta, dunque 5 anni non si danno mai, ma proprio mai mai. Ma ammettiamo che qui c'è Parmalat e gliene ficchino 7. Ci hanno l'abbreviato, un terzo in meno, 3 anni di condono, 3 anni di affidamento in prova al servizio sociale. Non un giorno faranno. Condono, indulto. Perché facciamo questo processo? Quanti soldi stiamo spendendo? Quanto tempo stiamo utilizzando? Nessuno andrà in prigione, peggio, un po' di soldi da qualche parte ce l'avranno. Una parte poverini li devono dare agli avvocati, ma un'altra parte gli resterà. Hanno pagato con quel po' di carcerazione preventiva che hanno fatto. E vi ricordate che già a quel tempo molti politici facevano la loro campagna spiegando che insomma uomini di quell'età incensurati, perché attenzione, il meccanismo della prescrizione fa sì che uno resti incensurato a vita, tanto non ti condannano mai, invece per il furto di formaggio diventi censurato subito perché lì sei condannato e quindi l'altra volta, la prossima, avrai un trattamento ancora peggiore perché sei pregiudicato. È un sistema. Possiamo avere fiducia in queste cose? Fine. Ecco, adesso lo sapevo che tu hai rattristito tutti e io invece volevo tenere allegro il pubblico e adesso tutti quanti sono tristi. E mi fai fare i salti mortali un'altra volta, allora, aspetta un attimo. Perché poi secondo me sei anche una persona che non ti va mai bene niente, perché ci abbiamo accennato anche prima, secondo me, mi è parso di capire un po' che sei pignolo, ad esempio tu scrivi le leggi, però come mai poi telecamere ti va di parlare come perché? Perché non va bene mai quello che scrivi? Magari fai degli errori. No, non faccio degli errori, forse sì, nel senso che uno pensa, ma magari questa è la volta buona, no? Magari. Io ho cominciato a interessarmi dei processi dell'economia nel settore penale tributario. Chi non pagava le imposte da un certo punto in avanti in Italia, dall'82 in avanti, prima no, poteva anche finire in prigione. E io qualcuno ce l'ho anche messo. Però la legge che c'era la chiamavano manette agli evasori. Gli unici che hanno avuto le manette sono stati 4 sfigati a Torino, perché ce l'ho messa io. In tutta Italia circolava una battuta: che cos'è il 7,40? Cioè dipende, al nord è la dichiarazione dei redditi, al sud, al centro è un modello della Volvo e al sud saranno le 8-20. E, insomma... Però era una legge che non è mia, però è divertente. E insomma, sta legge proprio non andava, però io me l'ero studiata tutta, io e i colleghi, eravamo 5, avevamo fatto un giorno il blitz, nel senso che avevamo organizzato 200 perquisizioni contemporanee negli esercizi commerciali più importanti di Torino.
Allora abbiamo fatto venire a Torino 5.000 finanzieri, me lo ricordo ancora, nell'85. Questi si erano sguinzagliati per tutta la città, avevamo sequestrato contabilità, libretti al portatore, fatture, elenchi clienti, insomma tutto. E poi abbiamo cominciato a fare i processi, ne abbiamo fatti condannare un po' e poi mica si poteva continuare così. E quindi naturalmente hanno fatto l'amnistia e il condono per i reati tributari, perché se no chissà che cosa succedeva. E però quella legge, insomma, era un po', aveva tanti punti deboli. E mi fossi stato zitto, perché con tutti i punti deboli che aveva comunque si poteva applicare. Invece io ero giovane e inesperto, nell'85 avevo una quarantina d'anni, un po' di più. E quindi ho cominciato a scrivere, poi allora insegnavo all'università, allora facevo le lezioni dicendo ma questa è tutta sbagliata, qui non va bene, facevo gli articoli sulle riviste tecniche, insomma tanto ho fatto, tanto ho detto che qualche politico ha pensato bene, va bene, riformiamo la legge penale tributaria. E chi chiamiamo? Chiamiamo Tinti, che fa il presidente della commissione tecnica che deve scrivere la nuova legge, che si sceglie 5 o 6 persone e scrive la nuova legge. E noi ci siamo messi al lavoro, abbiamo passato 4 governi, perché ogni volta che stavamo lì lì cadeva il governo, bisognava ricominciare tutto da capo. Quindi in realtà poi io alla fine ho lavorato con Gallo sotto il governo Amato, poi ho lavorato con Tremonti, poi ho lavorato con Visco, poi ho lavorato di nuovo con Tremonti, voglio dire, proprio mi viene una frase poco commendevole, insomma, un po' di tutti. E alla fine abbiamo fatto sta legge che, devo dire, era proprio bella, una meraviglia, fatta bene, semplice, avevamo inaugurato una nuova tecnica legislativa, la norma definitoria, cioè noi all'inizio avevamo messo, l'articolo 1 diceva tutte le volte che negli articoli seguenti si parla di dichiarazione si intende la dichiarazione annuale resa e finiva, perché uno dei problemi della legge è l'interpretazione, no? Poi arrivano gli avvocati e ti dicono ma qui non si capisce, potrebbe essere, quindi noi avevamo fatto proprio una cosa rotonda. E poi quando è arrivata in Parlamento questi a momenti si sparavano, perché si sono resi conto che poi, insomma, lì l'evasione fiscale diventava un problema, nel senso che i processi si sarebbero fatti. E lì è stata un'esperienza esilarante, drammatica, perché la legge andò alla Commissione Finanze della Camera, che funziona così, va in commissione, c'è un relatore, deve dare il parere, deve spiegare, poi passerà in Parlamento. Lì non capiva niente nessuno, questa è gente che un po' non ha mai lavorato in vita sua, un po' se ha lavorato hanno fatto lavori diversi, quindi al massimo c'era un relatore che ne capiva qualcosa. E allora io venivo mandato dal governo a spiegare a questa gente in termini semplici come stavano le cose. Ma sicuro che è incredibile, perché andavo a Montecitorio, c'è sto corridoio pieno di roba che a venderne una parte sfameremmo la Libia per 10 anni, no? Quadri, mobili d'epoca, una cosa incredibile. Poi sulla destra si aprono tante porte e si entra in delle stanze grandi, 5-6 volte questa stanza, anche lì arredate benissimo, che per uno che fa il mestiere mio sembra il paradiso terrestre, perché biblioteche, computer, tutti i mezzi di informazione e di accesso alle banche dati possibili e immaginabili, con un sacco di gente, non è che lo devi fare tu, gli dici io voglio il volume tale edito nel, 5 minuti dopo c'è uno che te lo porta, pieno di gente che lavora là dentro, nessuno ricerca niente, nessuno chiede niente, però se volessero potrebbero farlo. E lì ci stanno tutti questi deputati e allora uno va lì e cerca di spiegargli, guardi onorevole, qui c'è scritto così, perché loro sono un po' distratti, poi ogni tanto si apre la porta, arriva uno e dice in aula, allora tutti vanno in aula e guardate dalla sua bocca alle mie orecchie, io ho sentito uno che diceva ma
che dobbiamo votare? Ah, non lo so. E vabbè, che diciamo? Tu di no. E quello andava e diceva no. Perché così funziona il nostro legislatore, capito? Non sanno di che cosa parlano, non sanno come devono votare, però uno gli dice di votare in certo modo su una cosa che non conoscono e loro in quel modo lì vota. Insomma, io ho spiegato tutto e poi al momento buono qualche esterno incaricato dal partito trasversale degli evasori, qualche esterno che sapeva quello che faceva, ha inserito la parolina lì, la soglia lì, modifica un pezzettino di là, è venuta fuori una cosa che io mi vergogno di dire che l'ho scritta io, perché i colleghi che lo sanno mi tirano la roba dietro, perché oggi non riusciamo a processare un evasore fiscale manco morto. Una cosa incredibile. L'avessimo lasciata la vecchia legge, era meglio alla fine, no? Ma anche questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'attività legislativa, il Parlamento questo fa fare leggi, non viene fatta nell'interesse della nazione, viene fatta avendo di mira l'interesse delle lobby coinvolte, perché poi mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che quando si usciva in corridoio, questi andavano a votare, là fuori c'era pieno, sembrava una corte dei miracoli, c'era pieno di rappresentanti, che ne so, dei commercialisti, dei salumai, dei notai, degli avvocati, ognuno che sapeva, lui sì che sapeva benissimo ciò che bolliva in pentola, che andava a raggiungere il suo onorevole e diceva: ma guardi, si ricordi, cioè una cosa, un mercato, funzionava così, sempre più contento. Però bravo, perché hai fatto ridere, hai raccontato la barzelletta sul 740. Lucrezio diceva: ridendo dei nostri mali trovo talvolta qualche conforto. Sì, no, infatti dopo chiedo. No, io direi anche che possiamo passare alle domande del pubblico, se... dai, facciamo un po' di su. La lotta all'evasione dell'ultimo governo è vale. Il tesoretto da dove è venuto fuori? Dall'aumento delle tasse. Non lo so, però vedete, la lotta all'evasione. Poi insomma, facciamo per essere onesti, facciamo una premessa, no? Io faccio l'impiegato statale. Non mi intendo di impresa, di gestione di imprese. Se dovessi mettermi in affari e vendessi lacci da scarpe, sicuramente andrebbero di moda i mocassini. Quindi voglio dire, non, aspettarsi da me delle diagnosi o delle spiegazioni su cose che sono dal mio lavoro non è nemmeno giusto, perché poi magari o non le do, o se le do rischio di dire delle sciocchezze. Però la lotta all'evasione che cosa significa in realtà? Significa il giro di vite su quelli che sono conosciuti. Che cosa sono gli studi di settore? Sono un sistema per pompare quattrini da quelli che il fisco conosce. Ti dice che se tu fai il commercialista devi guadagnare tanto, sarà vero, non sarà vero, boh, però tu paga. Oppure vieni e comincia un contenzioso, che poi vorrei sapere quanti reati ci sono là sotto. Ma la verità è che il nostro sistema fiscale è congegnato in modo che ogni anno in Italia c'è 400 miliardi di euro di prodotto lordo sottratto a tassazione. Noi ogni anno non incassiamo 200 miliardi di euro di tasse. La percentuale su scala nazionale del controllo delle dichiarazioni, lo sapete quant'è? Il 9%. Significa, detta in un altro modo, che uno che evade le imposte ha il 91% di probabilità di farla franca, che non se ne accorge nessuno. E la cosa ancora più drammatica è che
la percentuale del ricavato su quello che viene accertato, cioè fisco su quel 9%, si accorge che l'hanno fregato e allora avvia tutto un processo per recuperare i quattrini. Lì almeno, no, ci sarà qualche errore, ma dovrebbero questi soldi rientrare. La percentuale di quello che il fisco incassa su questa fetta di accertato è del 6%, che al netto delle spese necessarie per la riscossione diventa il 3,5%. Chi è che fa il successo della lotta all'evasione? Il lavoratore dipendente e il non lavoratore dipendente, che però in qualche modo viene vessato con aliquote micidiali, perché il sistema è assolutamente incapace di scoprire l'evasione. Voi pensate che io faccio, perché la legge nuova, un lavoro ce lo fa ancora fare, la legge penale tributaria, i cosiddetti buchi d'IVA. I buchi d'IVA sono le fatture fasulle con la finta vendita di merce all'estero, in modo poi da farla rientrare e addossare l'IVA a delle società inesistenti che ogni anno spariscono. E quindi noi ogni anno di questi buchi d'IVA a Torino, sono dei processi che non auguro a nessuno, decine di imputati, non dico centinaia, ma spesso anche di società, mettere insieme delle contabilità fasulle, andare a cercare gli autisti per fargli dire non è vero che, o non è possibile che voi nello stesso giorno avete portato merce da Torino a Reggio Emilia e con lo stesso camion da Torino a Ginevra, non ce la potevate fare, insomma tutte queste robe qua. Noi di questa roba ne faremo 50 all'anno. La media di ognuno di questi processi come evasione IVA è di circa 200-300 milioni di IVA all'anno, ma fate il conto. Ma ve li immaginate che evasione fiscale è questa? Recuperiamo niente. Questi però li mettiamo in galera. Però la gente, insomma, non sono manco ricchi, perché poi in realtà hanno sempre dei debiti con le banche, insomma, adesso non sto a entrare. Però immaginatevi quale distruzione di ricchezza nazionale c'è con queste frodi fiscali. Quindi la lotta all'evasione fiscale è finta, la Guardia di Finanza ha le verifiche programmate, ne deve fare tot ogni anno. Che cosa fa? Fa, ma nella maggior parte dei casi, recuperi formali. Hai scritto questa cosa qui, ma non la dovevi scrivere così. Quel magazzino non doveva essere valutato in questo modo, ma in quest'altro. Poi magari si scopre che c'è un imprenditore che ha svalutato la sua scorta di minigonne, perché sembra che l'anno prossimo, speriamo che non sia così, vanno di moda le gonne lunghe, e quindi lui con queste minigonne che ci deve fare? Le svaluta, perché nessuno gliele comprerà, e però ci si attacca lì, capito? Quindi... Quindi magari noi per recuperare i soldi chiudiamo tutti gli uffici della Guardia di Finanza, licenziamo tutti i finanzieri. Poi bravi, lavorano, voglio dire, è tutto il sistema che non va. Lo sforzo dell'uomo più nobile finisce col vanificarsi in un contesto che non consente a nessuno di vedere un risultato di ciò che fa. Nessuno, meno male, lui è un mio collega, è una persona molto simpatica, infatti c'ha i suoi guai. Quarto metodo, non vedi un quarto metodo che è quello per affossare il sistema di giustizia, che è quello di mettere alla fame l'amministrazione della giustizia, ma nel senso letterale, con magistrati che si pagano la carta sulla quale scrivono le proprie sentenze, mancanza di personale, mancanza di materie prime. Tu prima parlavi di Montecitorio come paradiso terrestre, ma noi a Corte d'Appello i giudici sono abbastanza. Sì, però guarda, io non voglio dire, questa cosa, adesso tu l'hai detta bene perché sei del mestiere, però la dicono,
Io non sono tanto d'accordo, nel senso che pensa anche tu, sei, ti è mai scaduto un termine perché non avevi la carta o perché non c'era il toner? No, cioè in realtà adesso io che sono vecchio, che mi ricordo che non c'erano le fotocopiatrici e facevano nemmeno i computer e si battevano le sentenze sulla macchina da scrivere 8 copie per volta e poi non si poteva fotocopiare perché c'era la carta fotografica sensibile che costava un sacco di soldi, però ci arrangiavamo. Noi siamo 9.000, come sai, quindi non è che possiamo avere più di tanti giudici. Intanto il paese non li dà, non è che un giudice si inventa. E poi comunque siamo tanti. Il problema è normativo. Se noi abbiamo un processo che richiederebbe 50.000 giudici, non è che possiamo dire allora troviamo 50.000 giudici, dobbiamo dire che cambiamo il processo. È sbagliato il metodo di produzione, non è sbagliata la quantità di operai addetti a quella produzione. Quindi è vero, noi insomma ci troviamo con una notevole scarsità di mezzi, però a parte che lavoriamo in condizioni, guarda, ti assicuro, se avessi lavorato quando lavoravo io, ma tu eri ancora piccolo, per carità, non c'è proprio paragone, siamo passati dall'età della pietra all'astronave oggi. Oggi abbiamo la possibilità di accedere a qualsiasi banca dati vogliamo. Il nostro lavoro è fatto di informazioni e di quelle veramente non abbiamo carenza, possiamo arrivare dappertutto. Poi soffriamo se un giorno abbiamo un blackout e il PC non funziona, però il giorno dopo funziona. È vero, pure io mi sono comprato un paio di toner, però abbiamo aggiustato. I cancellieri non ci sono, questa è una cosa grave, per esempio, perché le udienze penali devono finire alle 2:30 del pomeriggio, perché poi i cancellieri hanno finito l'orario e se ne vanno. Senza cancellieri, non si sa perché, si possono fare le udienze civili ma non le udienze penali. Notate, il cancelliere non serve assolutamente a niente, è una figura che sta lì e che con un abbiro, con una grafia assolutamente illeggibile a mano, poi lui c'ha il computer lì ma tanto non lo sa usare, scrive il verbale dell'udienza, cioè quello che lui ritiene sia il riassunto di quello che sta succedendo, che oltretutto è un lavoro complicatissimo, perché provate voi, qualcuno, mentre io sto parlando, a fare un riassunto corretto, sintetico, ma di quello che dico. Non ci riuscireste, non ci riuscirei nemmeno io, perché ci deve riuscire quel povero Cristo, che poi fra l'altro c'ha 3 o 4 che parlano insieme e magari litigano pure. No? È un'attività, retaggio di 200 anni fa, di cui potremmo assolutamente fare a meno, e infatti nel civile se ne fa a meno, cioè il giudice con gli avvocati, nel penale no, quindi le udienze smettono alle 3:30, però anche lì il problema non è assumere più cancellieri, è scrivere una norma che dice che i cancellieri in udienza non servono, si registra tutto e poi la parte che vuole la cosa scritta se la trascrive a spese sue, io gli do la bobina e lui se la trascrive. È tutto molto semplice se uno vuole far funzionare la macchina, ma la macchina, ricordatevi, che non deve funzionare. Non so se ti ho convinto. E non mi dire così, tu sei giovane, tanto carina. Non c'è speranza. Ma intanto guardate qui, insomma, siamo tutti affollati qui per parlare di una cosa che in fondo è una roba tecnica, potrebbe anche essere noiosa, ce n'è un po' di tutte le età, e quindi vuol dire che i cittadini in qualche modo sono interessati. A me quando è capitato, io ho scritto sto libro, pensavo di venderne 1.000 copie, invece ne sono state vendute quasi 100.000, quanta gente evidentemente ha voglia di capire, no? Allora forse si può avere un po' di speranza, nel senso che la gente, i cittadini cominciano a capire, a far sentire la loro voce. Questo probabilmente può aprire un discorso un po' più complesso, se avete voglia,
perché secondo me la speranza è nell'informazione. Non è nella classe politica, per quello che ho detto fino adesso, non sta nei magistrati, anche perché il magistrato nel momento in cui smettesse di fare l'interprete della legalità e diventasse uno che va a fare il capopopolo, magari farebbe anche bene, però non può più fare il magistrato, quindi non è lì che bisogna sperare. Dappertutto, in quei paesi di cui parlavo quando ho cominciato, le cose vanno meno peggio di come potrebbero andare sul fronte della classe dirigente. Voglio dire, anche lì qualche potente viene pinzato e ci lascia la manina per via dell'informazione, per via dei giornali, per via delle televisioni. Certo, non tutti, però adesso mi fa pure pena, poveretto, quel governatore del Texas che siccome... Ma vi rendete conto? Perché andava con una prostituta, ma magari i nostri politici facessero cose del genere, no? Ecco. Però quello, i giornali l'hanno saputo e si è dimesso, no? In Germania Kohl è stato beccato perché aveva fatto una piccola corruzione, piccola, e però il più grande uomo di Stato che ha prodotto la Germania, accantonato, messo in pensione, non si è più visto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se una speranza c'è, è quella di comportarsi da cittadini e non da sudditi. I sudditi non sanno, i sudditi hanno la testa china sulla terra, lavorano e al resto ci pensa il padrone. Invece i cittadini si informano. E non è un caso che allo stesso livello della lotta all'amministrazione della giustizia la classe politica lotta contro l'informazione. È in gestazione un disegno di legge sulla regolamentazione del cosiddetto segreto, poi non capiscono niente, parlano sempre di segreto istruttorio che non c'è dal 1988, non da ieri. E in particolare regolamenta le intercettazioni telefoniche in modo tale che se passa nessuno di noi saprà più niente. Ora, se ci fate caso, gli argomenti che usa la classe politica per combattere l'informazione, per me va bene, sono di due tipi. Il politico ti dice